La raccolta porta a porta dei rifiuti è la nuova sfida del suggestivo Borgo Elbano di Marciana. Oltre a tenere il paese in perfetto ordine, si punta, a partire dal 2016, ad applicare sconti a quelle attività ricettive che si doteranno di un impianto per il compostaggio dei rifiuti organici. L'Hotel del Golfo di Procchio è capofila del progetto. Una delle partite più importanti per i comuni, ma anche per la corretta gestione della vita comunitaria delle persone, è lo smaltimento dei rifiuti. E si sta sempre di più capendo come lo smaltimento dei rifiuti deve avere dei meccanismi diversi a seconda delle circostanze e a seconda anche dei luoghi in cui ci si riferisce. Ad esempio, allora, in questo emendamento al collegato ambientale che stiamo discutendo proprio in questi giorni in Senato, si rende possibile sia per le grandi comunità, tipo alberghi o cose di questo genere, ma sia anche per i condomini, adottare il cosiddetto compostaggio di comunità, ossia avere la possibilità di smaltire in proprio l'umido attraverso delle macchine che permettono di trasformare l'umido praticamente in terra attraverso dei processi chimici che sono ormai molto utilizzati dappertutto, insomma, ecco. In Italia questa cosa è difficile da fare proprio perché è difficile, ad esempio, facendo questa cosa, recuperare anche un abbassamento di tariffe. Questo emendamento permette di fare questo. Un abbassamento che si aggirerà intorno a che percentuale? È un abbassamento che, per esempio, in un albergo può essere fortemente significativo. La percentuale dipende molto da... perché voi sapete che la tariffa dei rifiuti è divisa in tariffa fissa e tariffa variabile. Questo andrebbe a azzerare, diciamo, la tariffa variabile sull'umido. Mi sembra importante. Possono essere cifre anche molto significative. Saremo intorno a un 30%. Si tenga conto, tanto per avere un dato, questo non riguarda solo questa parte, ma riguarda anche tutto il meccanismo di smaltimento rifiuti. Che, tanto per dire, l'Elba ha un costo pro capite per lo smaltimento rifiuti che è 4-5 volte altri comuni, anche turistici italiani. Nel senso che si passa da un costo pro capite di 60 euro pro capite in alcuni comuni, per esempio del Lago di Garda, a 300 euro dell'Elba, e questo non c'entra nulla al fatto che l'Elba sia un'isola o cose di questo genere, è legato solo al modo in cui si organizza questo lavoro di smaltimento dei rifiuti. Il compostaggio di comunità è una parte importante di questo possibile abbattimento dei costi. Io credo che, per quanto riguarda i rifiuti, sono una sfida molto importante per gli amministratori locali, ma anche per un'idea di modernità, cioè arrivare in un posto e trovare, ad esempio, che viene fatta la raccolta porta a porta in un luogo turistico, vuol dire che il luogo turistico non è, diciamo, violentato dalla presenza continua di cassonetti che spesso diventano delle piccole discariche.